ho comprato un pesciolino rosso. Lo tengo nascosto sotto il telo. Adesso lo tolgo e ve lo faccio vedere. Blob. Blob blob. Sono un pesce e sono, di giuro, ingattato nero. Gustavino ha comprato un pesce al negozio di animali, un piccolo pesciolunus. Lo ha portato a casa e gli ha dato un sacco da magnà. Mai dare così tanto da mangiare a un pesciolino rosso, perché quello può diventare talmente grande da mangiarsi tutto il mondo. Guardate, adesso siamo nella boccia che il nostro Gustavino ha preparato per noi, ma qui su Tasty Blue diventeremo talmente grandi da poter andare ovunque, fuori nella città, a mangiare i palazzi, le macchine, tutto. È un gioco bellissimo, uscito un bel po' di tempo fa, ma a cui io arrivo a giocare soltanto adesso. Quindi mi raccomando, approfittate di questo momento. Se vi piace quest'idea di crescere e far diventare il nostro pesce gigante, dobbiamo continuarlo per forza in un prossimo video. Io cercherò di andare avanti quanto posso, ma non penso riusciremo a finirlo in un video solo. Quindi scrivetemi nei commenti se volete vedere un prossimo episodio. Ma guardate qua, siamo già diventati abbastanza grandi. Gustavino ci continua a dare da mangiare, ma noi adesso siamo già abbastanza grandi per uscire da questa boccia, da questa prigione. E via! Un po' più forte dobbiamo prendere la rincorsa. Via, un po' di più. Dobbiamo essere un po' più grandi. Bisogna avere più energia, pesciolone. Pronti? Oh, via! Giù nelle fogne! Il pesciolino di Gustavino vuole vivere un'avventura più grande. Ci sarà Gustavino in questo momento lì in casa che piange, piange, strepita. Mio pesce, il mio pesce! Dove è finito il mio pesce, mamma? E il suo pesce invece è lì che se la gode nel mare con gli altri pesci. Però gli altri pesci sono più grandi, quindi deve stare molto attento e mangiare quello che può. E in questo caso quello che può sono questi gamberi. Gamberone! Gamberone! Cioè, i gamberoni sono quelli più sopra. Questi qua sono gamberetti. Gamberetti! Gamberetti! Ma adesso possiamo mangiare anche gamberoni! Ma presto, vedete quelle stelle marine sul fondale? Ma noi diventeremo una lontra spazza cibo. Mangeremo tutto. Mangio, 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 mangio. Ci divoreremo tutto quello che c'è nel mare noi. Con il nostro pesce, al quale dobbiamo subito dare anche un nome. Lui si chiamerà... Cuore buono. No, panza sostanza. Sì, panza sostanza, cuore buono. Panza sostanza perché c'ha la panza piena di sostanza. Ma non è mai abbastanza, ne deve avere di più. Mangia i pesci grandi. Mangiali, mangia, 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 mangia. Ma guardo, panza sostanza, sì. Bravo, sei talmente grande che ti puoi mangiare i soldi da terra. Bravo, le cozze, tutto. Bravo, guardate quanto abbiamo mangiato. 2 milioni di calorie ci siamo mangiati. Ma questo era soltanto il primo livello. Guardate quant'è la sequela di livelli che ci sono. Sono un'infinità. Guardate qua. Si arriva da lì, si parte da lì, poi giù, zebenz, banz, bonz. E si arriva fino alla fine del gioco, dove Gustavino diventerà una bestia galattica praticamente. E qui ripartiamo praticamente da lì. Però adesso dobbiamo arrivare alle stelle. Infatti, se vedete sopra, ci sono delle paperelle gonfiabili. Me le mangio, io ne sono ghiotto. Ah sì, le paperelle gonfiabili sono buonissime, piene di proteine. Ah, tutte le cozze. Ah, gnam, 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 gnam. Sì, Gustavo, pesce e panza. Adesso ci mangiamo tutto quello che, tutto quello che c'è. Tutti i gamberetti. Buoni, buoni di gamberi, buoni. Le paperelle me le sgugno tutte. Ne voglio di più, ne voglio di più. Anche i pesci e le paperelle. Ah, le paperelle sono la mia passione. Mangiavo paperelle quando avevo... ero nella pancia della mamma pescia. Un'altra paperella, non me la lascio sfuggire. Pesci e papere. Stelle marine? Ma butta giù, guarda quant'era grosso. Andiamo avanti, non dobbiamo temporeggiare. Prossimo livello, lobster lunch. Queste qua sono forti e ci possono fare male. Dobbiamo stare attenti, vedi, vedi. Ah, pizzicano. Vogliono pizzicare il panza sostanza cuore buono. Il pesce più felice del mondo. Quello è tipo Nemo. Però è più intelligente di Nemo lui, perché è diventato tutto arancione e si mimetizza con le stelle marine. E nessuno mangia le stelle marine a parte noi. Noi mangiamo tutto quello che c'è. Ma secondo me nel fondale qui è pieno di aragoste. Deve arrivare il tempo del comeback, ragazzi, perché adesso le aragoste sono più grandi di noi e ci bullizzano. Quando noi passiamo dicono: oh, è arrivato quell'imbecille di panza sostanza cuore buono. E ci prendono in giro, no? Ma non sanno che adesso, tra pochi istanti, panza sostanza cuore buono diventerà più grande di loro. Mangio!
scorgoide! Il tempo della vendetta! Finalmente! Vi ho sognato belle aragostine pizzicotte! Mangio! Buone, me ne mangio un milione! Ancora, ancora! Mi viene la acquolina in bocca! Guardate, mi sono cresciute le scaglie! Avete visto? Sto diventando talmente duro e grosso che abbiamo le scaglie adesso, capito? Perché siamo più grossi, più potenti. E abbiamo pure sviluppato la tecnologia, guardate qua, del boost per mangiare uccelli. Però prima ci mangiamo tutti questi pesciolini qua, che sono piccoli, e le alghe. Un poco di verdura, sì, la verdura. E poi andiamo di qua, ci mangiamo anche questi pesciolini qua. Un poco di alghe, tutti ce li mangiamo. E poi, mamma mia, quel gabbianello, me lo mangio, non vale nulla, me lo mangio, è più piccolo, è molto più piccolo, e io sono molto più grande, tra un po' mi mangerò anche sta foca. Ah, mi mangia il pesce la foca, eh? Ah, mai, l'avresti dovuto fare. No! Ho mangiato poco gabbiano, però. Mi è spiaciuto, solo uno. Vabbè, magari era pieno di cacca. Gli uccelli fanno schifo, quindi è meglio non mangiarli, crudi poi. Va bene che il pollo cotto ancora, ma gli uccelli così. Questi sono pure più grossi, sono pieni di cacca ancora di più. Bisogna mangiarceli però, secondo me. Perché i pescioloni qui, sì, sono buoni, se li godiamo. Poi c'è quel salvagente, ci dobbiamo mangiare anche quello, eh. Però vedete le stelle marine adesso come sono diventate più piccole rispetto a noi. Perché noi stiamo diventando sempre più grandi. Stiamo accrescendo la nostra massa muscolare. Questo è praticamente un simulatore di pesce che però vuole andare a fare il culturista. Vuole diventare Chad, pompato. E se mangia gli uccelli perché sono proteici, capito? E pure i pesci qua sotto. Perché a quanto pare sono accresciuto di brutto. Guarda come vedo tutto più piccolo adesso. E c'è di nuovo la foca. La foca mammona. Un sommozzatore! Ma io mi mangio anche a lui, eh! Ma io non ho proprio... Non ho dignità io, eh! Io sono cattivo, perché... Cuore buono mi chiamavano, panza, sostanza, cuore buono! Ma non sono più! No! Ma adesso sono diventato... Cuore cattivo, per non dire un'altra parola, ma proprio cattivo, avete capito? Cuore cattivo, panza, sostanza, quello lo rimango, perché sono proprio di sostanza. Però non c'è tanto cibo qui, eh? Si raspa un po' il fondale. Ah! Si sono sovvertite le danze, eh! Ah, tu sei ancora troppo grande per me, sommozzatore. Ma arriverà il giorno, eh? Ah, se arriverà questo giorno. E non ci manca nemmeno molto a che arrivi questo giorno, sommozzatore. Me lo sono mangiato! Che era buono! E pure le boe! Guarda che mi mangio tutto! L'orca assassina! Mamma mia, l'orca assassina! Me mangio pure i canoisti adesso, eh! Sono grossi questi, certo, perché me li devo mangiare con tutta la canoa! Guarda che loa vuole... L'oca, l'orca! I pesci spada! Mamma, che mi potenziano, divento pure armato se mi mangio gli pesci spada! Venite qui, nella bocca di panza sostanza! Un altro paio di questi! L'orca è ancora troppo grande per noi, ma datemi solo un altro attimo che diventerò un pochino più pompato! Ancora, mi mangia pure i salmoni, quelli buoni. Ah, i canoisti! Neri alla panza di sostanza! Vieni qua! Porca miseria dell'orca della miseria. Quella è ancora grossa, eh? Facciamoci un altro giro di pesci spada. Un altro giro di sommozzatori. Mo sei ancora troppo grande. Sei un'orca da competizione. Sei un'orcona. Una porca orca sei. Ne mangio ancora qualche pesce spada. Giusto qualche altro pesce spadino, qualche pesce stuzzichino, qualche sommozzatore, che questi erano venuti a rompere le balle. E l'orca è ancora grande. Ma che cazzozza, ma è storca. È totale, mi mozzica, capito? E se mi mozzica troppo ci muoio anche io, Non guardatemi così, panza sostanza, comunque al suo tallone d'Achille, Nom! La son magnata, l'orca voleva scamparsela, invece io sono arrivato, me la son magnata. Panza sostanza! È un po' romanaccio panza sostanza, se riuscite a sentire. Perché veniva da là, Giovannino abitava a Roma, si vede, quindi dice panza sostanza. Uè! Ah, uè, era napoletano. Vabbè, non so. Non so parlare i dialetti. Io faccio finta, faccio tutto un miscuglione incredibile, ma poi in realtà non so parlare nessuno. Com'è il pesce romano? Come può fare? Non lo so. Boh, come che può dire?
Guagliù. No, quello è sempre Napoleone. Non lo so, allora. Dai, lasciamo perdere. Mettiamo un velo pietoso. Questo pesce, allora, è napoletano. Anzi, è siciliano adesso. Mi magna tutte le cose. No, questo è di nuovo napoletano. Ma che disastro, eh. Porca zozza, è un disastro. Adesso è veneziano. Uè, che pesce bellino. Non lo so, ragazzi, lasciatemi perdere. Credo che questi canoisti, però, noi possiamo mangiare solo le canoe a un posto, perché sono più piccole, c'è meno gente. È una selezione dobbiamo fare, Finché non possiamo mangiare altre canoe. Poi appena diventiamo abbastanza grandi per mangiare quelle altre canoe, lì sarà finito il tempo delle mele per tutti questi sportivi, eh. Lì ce li mangiamo. Eccone un'altra. Dai che manca un po'. Ecco, ah. Nom nom. Nom nom. Mange zabange. Zagazabagange. Se volete sapere quanto manca per la fine del livello, in alto a sinistra, sopra la mia testa, è piccolino, però si vede, c'è scritto quanto noi dobbiamo diventare grossi per vincere, capito? C'è anche il timer poi in alto a destra per vedere quanto siamo stati bravi. Ma noi non abbiamo fretta, noi ci godiamo le cose, capite? Ce le godiamo. Qua siamo stati un po' lenti, ma fa nulla. Ma qui siamo nel fondale. Ma che avventura sto vivendo? Panza, sostanza, cuore buono. Anzi, cuore cattivo. Che va nel mare. Se magna questi mille piedi lì, australi qua, che stanno disseminati sulle scogliere, no? Cosa sono questi? Cannolicchi? Pattelle. Ah, senti come ogni tanto fa. Se la sta godendo, pensate, lui prima poverino era lì incartapecorito nella gabbia di Giovannino. Che Giovannino poverino non era manco colpa sua, poi alla fine, perché voleva un pesciolino, quello che gliel'ha venduto gli ha detto mettilo a boccia, perché era un po' ignorante, di solito non succede, però evidentemente in questa città il pescivendolo di pesci vivi era un po' ignorante, e quindi gli ha detto mettilo a boccia, fratello, buttando a boccia. E poverino Giovannino ha fatto ciò, ma il pesce non era contento, qua. Cuore buono, panza sostanza. E lì poi è iniziato anche a diventare cuore cattivo, panza sostanza, perché lo ha incattivito questa situazione familiare, che la gabbia era troppo piccola, là, la boccia. Poi il nonno di Giovannino si lavava i piedi nella boccia di panza sostanza, ve lascio immaginare, una puzza e fromage che non si poteva sopportare. Aveva il padre francese, quindi puzzava di fromage i piedi del padre, è una puzza credibile, vabbè. Abbiamo vinto comunque, meno male, stiamo essendo veramente bravi. Qua si è mangiato solo coralli e scodelle, quindi rimaniamo affamati. Procediamo però, procediamo. Qui siamo nella gabbia di qualche pescatore, infatti vedete c'è il pescatore là sopra. Qualcosa mi dice che alla fine di questo livello noi quel pescatore se lo mangiamo. Se lo mangiamo, ce n'è un altro. Guarda che l'ho fatto cadere in mare. Sbracchelo. C'ho una potenza nelle pinne, non indifferente. Me magno pure l'uccelli. Magno l'uccelli, me magno le alghe, me le magno. Le alghe no, perché ancora sono troppo grosse per me. Ma presto, c'è passa pure l'insalata. Butto giù a sto imbecille. Te magno li secchi de pesce, te mangio tutto, te magno. E vedi, magno è giusto romano come doveva essere il pesce, Me magno li pesci, Me magno la trota, o scampo, a lucertola. Me magno tutto, pure uccelli me mangio. Me magno gabbiani, me ne magno tutti, me ne magno. Fatti a trippa in padella, 2-3 minuti rosolati forte. Boni boni, so, questi belli. Pure li tronchi di legno. Non c'ho manco un poco di criterio. Me magno lo tutto, me magno. Basta, la smetto, non si mai che poi qualcuno si offende. E anche qui, guarda come abbiamo dominato la mappa. Mamma mia, te siamo mangiati tutto. Prossimo livello ancora, cosa abbiamo qui? Ah, la cucina dello granchio. Lo granchio, ci mangiamo pure lo granchio. Stiamo diventando sempre più grandi. Non so se voi ci fate caso, ma ogni volta c'è qualcosa che prima dovevamo mangiare per diventare abbastanza grandi, per poter mangiare, no? Tipo il granchio. Poi nel livello dopo invece lo possiamo mangiare già da subito, perché stiamo diventando sempre più grandi. Alla fine saremo grandissimi da mangiare tutto. Cioè un pesciolone che sazierebbe tutta la fame nel mondo, capito? Solo lui, da quanto diventerà grande, lo abbattessero, ci sarebbe da mangiare per tutta la popolazione terricola. Cioè immaginate quanta carne c'ha questo salmon pazzo. Poi chissà che pesce è. Questo è un pesce rosso,
E il classico pesciolino rosso, super geneticamente modificato, proveniva dalle acque della centrale nucleare del signor Barnes, quello di Simpson. E c'era lui nell'acqua lì, il pesce triocchiuto, no? Che non so se voi avete visto i Simpson, quell'episodio, ma ci usciva un pesce a tre occhi. Qui dalla centrale nucleare invece è uscito un pesce a tre stomaci. Quindi lui mangia talmente tanto, diventa una bestia. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda come solo granchi oggi, il menù prevede. Ci girano un po' le scatole, eh. E il pesce mi sta lamentando, fa: uè, ma ne ciusta, ca! Canisciuna è fessa, perché mi state a mangiare solo i granchi? Non mi piace i granchi, io volessi mangiare friarelle. Non vi offendete, vi prego, sto a fare tutte le impression dei vari dialetti malissimo. Questo pesce ha vissuto il mondo, ha girato dappertutto, quindi lui sa tutti i posti, anche sardo, ovviamente. Adesso facciamo anche il sardo, perché uno può dire: prendi in giro gli altri e non te stesso. Ma certo! Pesce sardo in 3, 2, 1. Sono un pesce e vengo da Cagliari. Adesso mangio tutti quanti gli granchietti belli che ci sono in questa riva. Me li mangio tutti. Sono talmente affamato che ci pianto dentro le cipuda belle buone. E me le mangio pure quelle. Le patate con in mezzo manzottine. Tutte buone buone come mi piacciono a me, che me le faceva la nonna. La nonna sarda. Però come pesce sardo un pochino schifo faccio. Pure sardo. Manco sardo, che pure sardo sono. E neanche sardo parlare bene so. Incredibile. Cioè, in realtà non sto neanche provando a parlare sardo. Questa è semplicemente una parodia, perché il sardo è bellissimo, lingua bellissima, ma io non la so parlare. Ma è così, voi sapete parlare il dialetto del vostro posto? Perché secondo me è un peccato, ci sono i nonni che parlano tra di loro, non si capisce niente. Ti possono insultare e tu non lo capisci. Quindi è una skill aggiunta, Ma adesso torniamo a parlare del nostro giovanino, perché oggi deve mangiare. Ma qua sei tornato molto piccolo, però. E qui mi deludi, Fratello, qui mi cadi in basso. Come è successo? Ti sei messo a dieta a mia insaputa? Cioè, guarda, sei ritornato a dover mangiare le monete. A parte che ti mangi le monete ti fa male. E non mi sembra una strategia tanto giusta. E mi è rimasta la cadenza sarda adesso, che non me la sto scrollando di dosso. Adesso ci proviamo. Però, mangiando solo le monete, non utilizzi bene le calorie, capisci? E quindi non riesci voi a diventare un pesce cresciuto a modino. Non va bene, deve diventare molto più grande. Deve diventare enorme. Come così, come la tua vecchia madre. Tua vecchia madre era veramente una donna grande, una pesciolona. Tu devi diventare grande come lei. E ci riuscirai, picciotto pesciolotto, ci riuscirai. Te lo dice uno che ne è esperto. Inizia a farsi difficile comunque, Cioè, guardate quanto ci vuole adesso. Cioè, io ho mangiato anche un po' perché volevo risparmiarvi un pezzo di questa mangiata, ma... Cioè, manca ancora... Guardate in alto sopra di me, è un po' piccolino, ma si vede, è metà, siamo a metà, E abbiamo mangiato... Adesso, vabbè, adesso iniziamo a mangiare tutto il fondale. Appena ci possiamo razzolare tutte le alghe, vedete che già da adesso... Le possiamo mangiare queste, ci riempiono un casino, no? L'insalata, se devi tipo mangiare, magari dici, ma io oggi ho mangiato tanto, voglio restare leggero. Allora ti mangi una bella insalata abbondante, bella con tante cose, i pomodori, la lattuga, no? I ravanelli, le cipolle, lì ti riempie tantissimo, non hai bisogno più. Ah, vediamo un po', cosa abbiamo qui? Un fondale con i sommozzatori. Buoni quelli lì, sono un pochino pesanti, rimangono sullo stomaco perché sono pieni di bombole, hanno le bombole pin, il fucile, gli occhiali, capito? Danno un po' fastidio da digerire, però noi ce ne frega nulla perché adesso mi mangio due trote. I sommergibili dei sommozzatori. Ma noi ci mangiamo anche quelli. Dammi un altro poco di trota salmonata. Ancora troppo grande. Questi sommozzatori sono belli grossi, Devono essere tipo provenienti da qualche paese dove sono tutti grossi. Tipo dalla Russia, no? Che sono tutti belli bustati, pompati, che combattono con gli orsi a mani nude, capito? E quindi è difficile mangiarseli. Quelli di prima che erano più piccolini, magari, capito? Erano più piccolini, quelli si mangiavano bene, scendevano subito. Un boccone del sommozzatore te lo buttavi giù. Ah, attenzione, posso mangiare le casse del tesoro. Oh, queste qua sono piene di le cornie del passato. Però ancora non posso mangiare i sommozzatori. Arca miseria. Ne ho mangiato uno. Ah, via qua, Peppino. Volevi scappare tu? Non hai capito niente. Magno, magno, magno. Sono il gabibbo adesso. Brantacoso. Magno tutto. Besughi. Besughi. Rantacoso. Papere.
Ma quante voci? Sono bravo a fare le voci secondo voi? Dovrei fare il... come si dice? Non il doppiatore, ma tipo l'impressionista che fa le voci dei personaggi? Può essere che sì. Magari un'altra carriera, possibile, no? Nel caso in cui YouTube va a gambe all'aria, io mi ritroverete in qualche film a fare la voce dei personaggi più strani. Tipo magari, che ne so, fanno il seguito di Luca, quello d'animazione bellino, e io faccio il mostro Luca, Luca pesce, capito? Poverino, non è un mostro, Luca pesce faccio. Io faccio rantegoso, sono un pesce, besughi. E poi mi denunciano perché è troppo simile a Striscia la Notizia, Gabibbo. Vabbè, comunque sto magna sti sommergibili belli larghi. Ma vedo che ci sono anche delle macchine qua, sommergibili. Delle macchine sommergibili, sono molto buone. Come potrò riuscire a diventare abbastanza largo da mangiarmi anche quelle? Le vedo molto grosse, eh. Ancora, vedi che non posso spintonarle perché sono più duro di loro, Ma mangiarmele ancora, guarda, quella me la stavo portando dappertutto, ma... è ancora nu, ancora nu. Arca miseria, è bella grossa, Ma io ne sono ghiotto. Lì dentro quelle macchine portano tipo 5 persone. Ah, me le mangio! Buone, buone! Me le mangio tutte! Mangio tutte le macchinette rosse adesso, sì! Ecco qui, buone! Ho finito? Ancora devo mangiare. Ma porca miseria. Cosa mangio? Mi tocca mangiare i sommozzatori pure se ancora... cioè ormai sono diventati... non mi saziano, capito? Sono piccolini. Però ne sono talmente ghiotto che li vedo io, ma tra un po' non ci passo più negli scogli, Vi immaginate rimarrei intrappolato qui per sempre perché sono cresciuto troppo? Un errore di valutazione, di impanza? Magari funziona come i topi, che dove ci passa la testa ci passa il topo, no? Sapete, i topi si infilano dappertutto, no? Magari anche lui è un pesce topo. Panza, sostanza, cuore buono e topo. Bello. Però ancora dobbiamo mangiare. Porca miseria, quanto hai fame? Hai fame sempre. Hai troppa fame, fratello. Non c'è nulla di più grosso da darti a mangiare. Tocca mangiare ste robe finché non ti sazi. Guarda, questi sommozzatori... praticamente, se guardate la barretta lì del completamento della nostra dimensione... quasi mangiarli e non mangiarli non mi sta cambiando niente. Le macchine un pochetto di più, sì, però... guarda, rischio di rimanere affamato e offeso. In questo ristorante non ci tornerò più, perché mi danno da mangiare poco e niente. Guarda, posso anche sprintarmela, ma purtroppo quel che c'è da mangiare rimane poco e nulla, Guarda, magno un po' di qua, dai che ci siamo quasi. Magno ancora due o tre cose e abbiamo finito, Una, due... e olè, tre, ale. Abbiamo mangiato abbastanza, direi. E abbiamo completato anche una buona percentuale del gioco. Guarda, siamo arrivati, abbiamo fatto tutta quella curva molto seria. Direi di fare però un ultimo livello, dai, un ultimissimo, giusto per goderne, perché è bello. E quindi, qua che dobbiamo mangiare però? Non c'è nulla. No, di nuovo razzola al fondale. Cavolo, questa è tipo un'umiliazione nel mondo marino. Non so se lo sapete, ma noi pesci, cioè prendiamo in giro quelli che razzolano il fondale. Il tipo di pesce, ci sono tipo i pesce spazzino che razzola il fondale, no? Ah, e tu chi sei? Aspetta che mi magno anche... scusa, Ecco, adesso me ne torno in acqua. Tra un po' ti magno, Ricordati di me, che tra un po' mi vedrai che te mangio. Aspetta. Eppala. Gnam. Ah, sono troppo grosso. Però ho ammalato un gabbiano. Un gabbiano, amio. Giusto, non ho fatto ancora quello. Amio, te mangio lo gabbiano. Me mangio pure quelli grossi adesso. Guarda come sto crescendo bene. Poi, ogni volta, non è che lui si ingrassa. Cioè, mette peso nei punti giusti. È uno di quelli fortunati, capito? Uno di quelli che tu lo vedi e dici: mamma mia, ma come ti sta bene, che sei ingrassato quel chilo giusto, adesso sei bellissimo. E lui è così, è bello, è fortunato, è un bello, è bello di natura, ragazzi, questo bel pesce. Mamma mia, come lo invidio, È una bella creatura del mare lui. Poi guarda com'è veloce. Non è che ti dice: ah, sono a stomaco pieno, non riesco a nuotare velocemente. No, no, lui ti nuota. Ti nuota talmente veloce che salta e si mangia lì gabbiani, guarda. E li pesci. I pesci se li mangia tutti, anche inizia pure a mangiare le alghe adesso, che quelle lo sappiamo che riempiono bene. Tu aspettami, Francischio, perché fra poco sarò ritornato pronto per te. E me te magno, sì, me te magno pure a te. Prima tutte le alghe, eccole qua, me te magno.
Figa, adesso andiamo a mangiare. È arrivata l'ora di mangiare. Dove andiamo? Andiamo al ristorante di Efisio. Sì, al ristorante di Efisio si mangia bene. Pota, andiamo. Questo non so che era. Cioè, lo so, milanese, bergamasco, non lo so. Qualcosa del genere. Vabbè, non ne so altri. No, aspetta, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Forse adesso è arrivato il momento. Che cos'è questo? Non lo so. Questo non lo so, ma siamo grandi abbastanza. Quindi ci mangiamo il pescatore. Vieni qua, anzi il bagnino, vieni qua. Nam, zan, nam, nam, nam. Ho aperto la bocca, nam. Magnato. Però adesso ci fermiamo. Bellissimo, fatemi sapere se volete vedere il continuo. Tra l'altro c'è anche un 2 di questo gioco, quindi eventualmente potremmo giocare anche questo. Ma prossimo episodio, continuiamo qua. Per oggi però, Lion out!